Salve a tutti e in questo nuovo tutorial, ragazzi, su Rainbow Six Siege. Ovviamente, qua possiamo risolvere i suoi problemi riguardo al matchmaking fallito. Che la connessione si è disconnessa per sbaglio, oppure sei stato cacciato dalla partita. Oppure, quando stai per avviare una partita, ti c'è l'errore della connessione fallita, quindi è impossibile connettersi ai server del gioco. Quindi, in questo caso, se hai risolto facendo su tre puntini verifica i file e verificate così, file sul Rainbow e continua a crashare o continua a cacciarti fuori dalla partita per colpa del match banking e eh, vuol dire che il problema è Ubisoft quindi in questo caso invece di disinstallare o fare la verifica Rainbow Six possiamo direttamente aggiornare e reinstallare di nuovo Ubisoft quindi in questo caso tu puoi direttamente reinstallare Ubisoft Launcher oppure andare direttamente su esegui Andiamo su esegui, scrivi qua sopra per 100, appdata 100 e vai direttamente su Updata local. Scende fino a fino a trovare le cartelle di Ubisoft, Ubisoft Game, Launcher ed eccole qua. Quindi in questo caso, noi eh, chiudiamo un attimo Ubisoft e cancelliamo queste due cartelle e svuotiamo il cestino. Una volta fatto, andiamo direttamente su documenti. Scendiamo fino a giù fino a trovare la cartella My Games, eccola qua, Rainbow Six Siege, eccolo qua. Questa è la cartella Game Settings. Ovviamente scendi fino a giù fino a trovare Use Proxy, Auto Discovery, qua sotto metti 0. Se non dovesse funzionare possiamo sempre eliminare il Game setting perché una volta eliminato possiamo anche fare la verifica al gioco e si ripristinerà tutto quindi in questo caso andiamo su Ubisoft reinseriamo così le nostre credenziali ed eccolo qua una volta fatto tre puntini, proprietà, installazione, verifica i file. E verifichiamo i file del gioco. Poi una volta fatta così la verifica al gioco, possiamo direttamente aprire Rainbow Six direttamente come amministratore. Noi possiamo aprire direttamente Rainbow Six Siege come amministratore oppure andare sempre sui tre puntini, proprietà. Installazione e andiamo direttamente nella sua cartella. Scendiamo fino a giù, fino a trovare Rainbow Six Siege, questo qua mostra altre opzioni. Proprietà compatibilità, disabilità ottimizzazione di schermo interesse. Questo programma come amministratore e fai OK. Una volta fatto, andiamo direttamente sulla pagina del supporto di Ubisoft, eccola qua, Ubisoft Help, risolvere i problemi di connessione su Rainbow. Risolvere i problemi tecnici. Possiamo aggiornare direttamente i driver nel nostro sistema operativo, controllare se abbiamo i requisiti del gioco, avviare il gioco come amministratore e verificare sempre i file del gioco. Una volta fatto, se hai problemi sempre di rete, vai direttamente sulla tua scheda madre, quindi in questo caso ti consiglio sempre di usare un cavo LAN per non avere problemi di matchmaking, quindi tasto destro su... Andiamo direttamente nella barra di ricerca e scriviamo... System Information Così facendo uh, Vedrai che tipo di scheda madre hai Nel tuo PC Quindi la mia scheda madre È la B450 gaming plus prodotto scheda di base B450 gaming plus Vai a scrivere così la tua scheda madre Su un browser qualunque Bene, su Vado Qua sopra scrivo B450 gaming plus max Vado su supporto Vado su driver e Vado su LAND DRIVERS Faccio download Scarichi direttamente il pacchetto RAR Ecco il pacchetto RAR del tuo driver Extract to Quindi Ha estratto così la cartella e potrai installare così il True Driver. Quindi, Rainbow Six è andato senza riscontrare quell'errore riguardo al matchmaking oppure all'errore che non è riuscito a connettersi così ai server di Ubisoft. Quindi, grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.